Disciplina particolare che arriva in Italia dall'Inghilterra, il calcio camminato, dove è vietato correre, un modo nuovo per praticare lo sport più amato in Italia. La presentazione in anteprima si è svolta a Firenze. Vediamo con Sara Meini. Amici sportivi della Visione all'ascolto, buongiorno. Siete collegati in diretta con il Palavalenti di Firenze, dove sta per avere inizio il confronto di calcio tra la formazione in maglia gialla e in maglia blu. Un calcio del tutto particolare, è il calcio camminato, walking football. Basta ascoltare il telecronista per capire che l'evento è di assoluta importanza. Da Firenze parte un nuovo modo di interpretare il gioco più bello del mondo, già nato in Inghilterra, mai praticato in Italia fino ad oggi, il calcio camminato. Il testimonial non è a caso Eraldo Pecci. No, beh, lui è molto spiritoso, l'ha inventato lui questo calcio, giocandolo per molti anni in Serie A, il calcio camminato. Il copyright è suo. È anche un motivo per stare assieme, oltre che per mantenere un po' la salute, poi con una passione che ci ha sempre accompagnato fin da bambini, giocare a calcio. Si ride, si scherza, ma si suda anche. Si tratta di aggiungere alla tanto consigliata camminata quotidiana una palla per fare in modo che tutto risulti più divertente. Siamo un paese che sul livello dell'abbandono delle discipline sportive ha ancora una percentuale molto alta e noi siamo l'associazione dello sport per tutti, per tutte le età. Quindi guardiamo agli ex calciatori di calcio, ma guardiamo a tutte le persone, a tutti i cittadini che con questa disciplina magari prima non hanno avuto la possibilità di cimentarsi e invece offriamo un altro modo, un'altra occasione di poterlo fare. Alcune regole: si cammina al minimo accenno di corsa, l'arbitro ferma il gioco e dà un calcio di punizione agli avversari. Possono partecipare tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 50 anni. La palla non può superare l'altezza della vita. Campo con dimensioni di quello di calcio a 5, si gioca però in 6 contro 6.